Ciao a tutti, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Buonasera perché è tardissimo, sono le 8 di sera, io comincio questo video a quest'ora perché oggi siamo stati prevalentemente a casa, poi siamo andati da un'amichetta di Alessandra, una mia amica, alle 4 e mezza, quando ha finito di studiare. Ragazzi, allo studio sta diventando, comincia a dare da studiare pesantemente, visto che la prossimo anno saranno in prima media. E oggi abbiamo aperto questi, sono droga per me, uno tira l'altro. E quindi niente, siamo arrivati a casa adesso e sto preparando delle verdurine in padella e indovinate un po', la solita minestrina, quando non c'è mio marito, ve l'ho detto, minestrina. Ora prendiamo il formaggiuino. E nel frattempo che è pronto il formaggiuino, nel frattempo che è pronto, che butto la pasta, volevo sfogliare con voi il volantino di Lidl di questa settimana, che va da lunedì 3, quindi da domani, al 9. Quindi Madonna, muoio a momenti. Quindi è proprio quello di questa settimana. E volevo vedere un po' che offerte c'erano. Andiamo un po' a vederlo. Allora, vediamo un po'. Ah, ci sono anche le offerte per la festa della mamma, perché sapete che il 9 è la festa della mamma. Vediamo un po', vabbè, qua carne, mozzarella, comunque la Santa Lucia è 1,79, è molto buono. Questo cos'è? Ah, c'è la roba greca. Ci sono i macaron a forma di cuore, a 2,99, buonissimi quelli della Lidl, mi piacciono. Vabbè, qua c'è tutta questa robina qui. 5! Salute! Buono l'arrosto di tacchina, 2,29. Allora, questi, pesto alla genovese, non me lo fate vedere questo qua, mamma mia. Poi, i filetti di tonno in offerta 2,89 euro invece che 3,79, buono, 90 centesimi in meno. Le pata snella a 1,59. E ci sono anche le panna chef. Queste sono buonissime. Vediamo. Vabbè, qua tutta roba da mangiare. Niente di che. Il miele, che bello questo qua. 3,59, meno un euro, buono. Questo non male, l'ho provato. Mi trovo bene con questo qua della V5. Ci sono anche Borotalco in offerta, 2,39, questo qua devo prenderlo perché è l'unico che usa mio marito. Anche questa roba qua del viso. Anche queste qua Nivea, belle. Doccia olio in gel. Mi sa che ci faccio un salto questa settimana. Anche Listerine a 3,39. Sempre roba mangiureccio. Le pizza regina alta, 2,09. Ma andiamo alla roba un po' più carina. Che carina questa qua, forma di cuore. I ravioli. Poi ci sono i cuoricini di patate. Formaggio fresco, sempre a forma di cuore. Che è un po' la roba che propongono, ragazzi, a San Valentino. Cuoricini di grana padano DOP. I cuori di pasta. Di patate, scusate, gnocchi. Mini dessert, macaron. Mousse al cioccolato e fragole. Bignieri pieni. No, mi sa che è meglio che questa settimana non ci passo proprio da Lidl. Coppa gelato Love. Pane e Nutella. Cos'è questa roba qua? Ah, una Nutella da 450 grammi più un filone di semola di grano duro, 3,60 euro. Poi ci sono i soufflé al cioccolato. Questi nel banco freezer, sì. Cioccolatini belga fatti a cuore. Qua ci sono degli smalti. Tovaglioli due veli. Tovaglietta in rotolo. Liquore. Questi cosa sono? Bagno doccia. Tutti i profumini che ci sono di solito. Questo è buono, mi è piaciuto. Poi gli smalti. Mascara, le maschere viso. Che buono, questo qua vorrei provarlo, al cocco. E poi il sapone per le mani. Qua ci sono un sacco di piante. Belle. Bella anche questa, la Phalaenopsis, 2 stelle a 9,90. All'IKEA però si trova meno.
Ah, e qua c'è tutta la roba, il vero cibo di strada, non era greco, il greco, era il cibo di strada. Aperitivo mix, metigelle, un gnocco fritto addirittura, la porchetta, questa roba qua non si deve neanche guardare. Mamma mia, che buoni i mini cannoli. Salsa burger. Queste cosa sono? Bibite analcoliche gassate. Tovaglioli, due veli. Queste le tovagliette, belle, in carta paglia, queste qua, 100 pezzi. Ah, poi c'è tutta la roba del barbecue. C'è anche il barbecue 269, bello. C'è questo qua da tavolo. Da 49, tutto il set a 19,99 euro. Bello, molto bello. Questa è la roba da uomini. Questa vabbè. Ah, questi qua sono quelli metallici. No, pennarello per fughe o legno, no. Questi qua, vabbè. Lampada LED smart esterni, gateway Lidl Home. Ma hanno fatto anche il Lidl Home? Ma non ci credo. Perché... Ah no, però sono per queste cose qua intelligenti, diciamo. Questa è la roba per gli animaletti. Questo cos'è? Ah, è l'eyeliner, che carino questo. Ah, dal lunedì 3 maggio lo provo questo, mi piace con la punta così rigida. E poi abbiamo tutta la roba questa qua. Ma non mi interessa. Vabbè, qualcosa di carino c'è. Carina la piscinetta 19,99. Anche questi qua. Inizia la roba mare, ragazzi. Speriamo. Questi che carini. E basta. Vabbè, dai, questa settimana qualcosa di interessante c'è. Nulla, vedremo se ci andrò. Però devo evitare di andarci nelle ore in cui ho fame. Perché poi mi butto su quei dolcetti lì che sono una cosa che rovinano. Va bene ragazzi, qua noi la minestrina è pronta, quindi ora noi andiamo a mangiare e penso che ci vedremo domani. Poi io domani vado ad andare a lavorare, Francesco avrà calcio e quindi sì, ci vedremo domani poi nel pomeriggio. Venite qua. Allora, che schiera. Ciao, ciccionazze golosone. Non si dice ciccionazze, golosone. Ciccionazze golosone. Va bene, ci vediamo domani. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi è il giorno dopo, è lunedì 3 maggio e sono le 13:22. Io sto tornando a casa dal lavoro. Sono stata al lavoro questa mattina e adesso torno a casa. Come sapete, mi farò qualcosa di veloce da mangiare. Ho ancora delle verdure che avevo fatto in padella ieri, dei cavolini di Bruxelles e degli spinaci, delle erbette di campo, quelle del Lidl. Probabilmente ci butterò dentro del couscous e basta. Dopodiché preparo la roba perché oggi pomeriggio Francesco ha calcio. Alle 4 e mezzo, dalle 4 e mezzo alle 5 e mezzo, 6 meno un quarto a calcio, e quindi con Alessandra saremo lì ad aspettarlo. E nulla, non faremo niente di che. C'è una giornata stupenda oggi qui a Genova, non so com'è da voi. Salutate il mio arbre magico che spunta e basta che dirvi. Ci vediamo poi più tardi. Penso che non faremo nulla di che, perché poi dopo calcio andiamo a casa, mangiamo e faremo le docce, mangiamo e basta. E vabbè, mi faceva piacere salutarvi e quindi nulla. Ci vediamo più tardi. Ciao ciao. Oggi super salutare ragazzi, eh? 60 grammi di couscous e tantissimissimissime verdure. Buon appetito. Allora, buongiorno.
Dunque, oggi è martedì e io praticamente devo pubblicare questo video entro le 18. Però, per far contenti quelli che dicono che metto sempre le solite cose nei video, non volevo farvi restare senza lo svuota la spesa. Quindi ho fatto una spesina anche oggi, vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, sono andata da Penny e perché ogni tanto mi va, mi piace. Allora, ho preso delle zucchine verdi, che non adoro così grandi, ma vabbè. Ho preso un'insalata di crauti, crauti bianchi e crauti rossi. Questo che mi piace tantissimo, me la mangio oggi a pranzo. Ho preso delle fragole, me ne hanno offerta a 1,20 euro. Poi ho provato a prendere le pesche, che devo dire che hanno un super profumo buonissimo, però 500 grammi, 2,50 euro. Vabbè. Poi quando vado da Penny non posso esimermi da prendere ai bambini i donuts, ma ne ho presi solo due, ragazzi. Poi. Ho preso un bel po' di pane, ho preso questi panini qui, ne ho presi 10 e poi me li vado a congelare. Poi delle patatine ai bambini, perché me le chiedono sempre pomeriggio, ma non ce ne hanno da un po'. Queste qua, la paprika. Poi ho preso dei triangolini di mais che piacciono molto anche a me. E delle grigliate. Ah, e in realtà poi c'erano in offerta anche le, come si chiama? Yonkers. E gliel'ho prese perché io le mangiavo sempre da piccola, mi piacevano tantissimo. Poi, ah, queste qua devo metterle via subito. Allora, ho preso del merluzzo, questo qua, e ho preso dei fish burger e anche questi qua. Ah, ho preso due fish burger. Che sciocca, pensavo che invece uno fosse, dovevo prendere uno di bastoncini che volevo farli stasera, peraltro. Vabbè, faremo i fish burger stasera. E via. Poi ho preso del salmone perché ho un avocado, due avocado in realtà, e volevo farmi il toast, l'avocado toast, e dei fiocchi di latte che vi straconsiglio, questi qua di Penny sono molto molto buoni, se ci passate prendeteli perché a me piacciono veramente tanto, sono belli cremosi e non i soliti fiocchi di latte secchi che a me non piacciono, non mi fanno impazzire. Oh, questa pesava di più, mi ha fregata. Ho preso una cuore di iceberg per Alessandra, che poi in realtà mangiamo anche noi, e come vi ho detto altri fiocchi di latte, perché questi qua sono veramente veramente buoni, anzi ora proverò con l'applicazione per vedere se sono buoni o no, l'applicazione è quella che vi avevo fatto vedere nel vlog precedente, oggi andavo a fare la spesa con l'applicazione per vedere le cose se erano buone o no. Poi sempre dei datteri. Ho preso un succo di limone perché spesso mi capita di... fa schifo, ragazzi, lo so, perché non si usa, però mi capita di rimanere senza, e se proprio mi serve almeno ce l'ho per le ricette o anche da mettere semplicemente sul merluzzo come stasera. Philadelphia. Delle pere abate. Poi ho preso un melone che non ha nessunissimo profumo, quindi immagino che non sia proprio buono. Lo lascio fuori dal frigo, comunque così lo mangiamo stasera. Ho preso delle mele golden. E poi per la felicità dei bambini ho preso delle Granny Smith. Sapete che a mio marito e i bimbi piacciono queste. E dei tuc, delle merende. E delle noccioline tostate. E basta. Quindi questa era tutta la mia spesa di oggi, perché ho dovuto andare a prendere mia suocera dal dentista, però lei è uscita alle 10:15 dal dentista e io alle 8:30 ero già giù, quindi avevo da impegnare il tempo in qualche modo. E vabbè, facciamo un po' di spesa questa sera, tanto la roba non si butta mai, e quindi ho dovuto impegnare il tempo, e in più ho fatto contenti anche chi di voi, non è vero, una persona ha detto che faccio sempre gli stessi video, così anche oggi ho inserito un bello svuota la spesa nel video, così tutti contenti. E nulla, adesso vi saluto, mi scuso se questo video sarà sicuramente venuto più corto delle altre volte, ma ragazze, quello che facciamo purtroppo è questo, ci abbiamo pochissimo da fare, infatti mi sa che salterà il video di giovedì, andremo un po' più lunghi, vi faccio un video un po' più bello per sabato, ma vediamo, magari domani spunta qualcosa da fare. E nulla, io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un grosso bacio,
Vi ricordo che se vi fa piacere potete iscrivervi al canale e mettermi un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io con questo vi saluto di nuovo e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!